Buonasera a tutti, in questo nuovo video vorrei parlarvi, vorrei continuare l'argomento dei giorni scorsi. Già ho detto che l'incendio di Notre Dame probabilmente è stato provocato dall'ISIS, e anche se ufficialmente non è ancora arrivata nessuna rivendicazione. Ora, vorrei fare notare in questo video le profonde differenze che vi sono tra mondo occidentale e Islam. Queste differenze sono antiche, risalgono all'epoca della predicazione di Maometto, quindi nel 622-30 d.C. all'incirca. Però molti dei fatti che sono accaduti in questi anni, la nascita di Al-Qaeda nel 2001, quindi l'attentato alle Torri Gemelle, e poi l'attentato di Nizza, l'attentato nel concerto a Parigi, e anche se molti lo negano, la responsabilità è dei cattolici. Ora mi si dice perché. L'attentato alle Torri Gemelle è stato fatto in America, che è un paese in prevalenza protestante, quindi non vi sarebbe dovuto essere questo attentato. Però in realtà vi era stata una provocazione dei cattolici. Il Papa in quegli anni aveva rifiutato il contatto con l'Islam, quindi indirettamente i cattolici sono sempre coinvolti nella provocazione islamica. E, diciamo che i cattolici hanno la maggiore responsabilità. È vero che gli arabi hanno odio verso l'America e verso l'atteggiamento militarista degli Stati Uniti, ma la maggior parte della responsabilità ricade sui cattolici. A capo della Chiesa Cattolica c'è il Papa. Pochi sanno che il Papa ha più potere dello stesso presidente americano, perché il presidente americano è eletto dal popolo e l'America, bene o male, è uno stato democratico, mentre il Papa è eletto dal conclave e regna per tutta la vita, quindi è un sovrano, un imperatore. Il suo potere, che era dopo il 1870, la Breccia di Porta Pia, era soltanto spirituale, coi patti lateranensi del 29, grazie a Mussolini e il riconoscimento della Città del Vaticano, è tornato un potere temporale. Quindi il Papa ha un potere immenso. E se il Papa riconoscesse i propri errori, riconoscesse l'idolatria della Chiesa Cattolica, eliminando il culto dei santi, mi si può obiettare le statue. Le statue, giustamente, per i musulmani rappresentano l'idolatria. In quel caso, a mio avviso, togliendole dalle chiese, non bisognerebbe distruggerle come propongono i musulmani radicali, perché io sono cristiana, non sono musulmana, quindi non la penso così, ma bisognerebbe portarle in dei musei, perché rappresentano dei capolavori dell'arte, ma null'altro. Non sono idoli davanti a cui inginocchiarsi e non sono statue di antichi dei e dee pagane da adorare, quindi rappresentano soltanto dei capolavori di arte del passato. E detto ciò, se si facesse ciò realmente, se il Papa riconoscesse i suoi errori e si cospargesse di cenere il capo e chiedesse scusa al mondo islamico, tutti questi attentati non vi sarebbero. Tutto dipende dal Papa, quindi, dai vescovi, dai cardinali, che sono i dirigenti della Chiesa Cattolica. Loro sanno che in realtà bisogna adorare solo Dio e Gesù Cristo. Ma la maggioranza della popolazione, tratta in inganno, lo ignora. E quindi, per appianare questi contrasti con gli islamici, per fare cessare gli attentati di Al-Qaeda, dell'ISIS, il Papa deve riconoscere pubblicamente i suoi errori, non c'è altra strada. Se riconosce i suoi errori, gli islamici, anche questi radicali dell'ISIS che sono convinti di andare in paradiso facendosi saltare in aria, si tirerebbero indietro. Non ci sarebbero più i rapimenti di preti, di suore cattoliche, che spesso purtroppo finiscono male. E finiscono, questi sono anche martiri della fede per il nome di Gesù. E quindi, se il Papa riconoscesse i propri errori, se le statue venissero tolte dalle chiese e messe in dei musei per essere osservate soltanto come opere d'arte, e nelle chiese ci fosse soltanto la croce, non si potrebbe più dare nessuna scusa agli islamici per i loro attentati. L'ISIS dovrebbe tirarsi indietro, il mondo islamico dovrebbe riconoscere che è possibile un dialogo con i cristiani, ma i cristiani
come il Papa, il cattolicesimo che riconosce i propri errori, ma la Chiesa Cattolica questo non lo farà mai. Quindi tutti gli attentati, tutto ciò che c'è stato, anche l'attentato alle Torri Gemelle, indirettamente è colpa della Chiesa Cattolica, è colpa del Papa. Con questo è tutto, vi saluto.